Buongiorno e benvenuto in questo nuovissimo video relativo ad Amazon. Oggi che cosa tratteremo? Tratteremo la vendita internazionale, come funziona e soprattutto quali sono i modi migliori per farla funzionare, anche al sotto aspetto fiscale. Prima di tuffarmi nel video voglio ringraziare tutti voi che mi seguite, te soprattutto che stai guardando in questo momento, che mi segui appunto, che mi supporti. Ti invito, se ancora non l'hai fatto, ad iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutti i contenuti di Amazon e non perderti ulteriori approfondimenti, informazioni che vengono via via rilasciate e che via via pubblicherò in modo totalmente gratuito qui sul canale. Inoltre, se vuoi supportare il canale a crescere, ti invito a lasciare un like a questo video per farmi crescere e quindi per portarti ancora più valore. Ok? Grazie del tuo tempo e grazie del vostro tempo. Questa cosa la ripeterò all'infinito perché veramente penso che la valuta più importante in questo momento, in questo periodo storico, sia proprio il tempo, ok? Perciò nel momento in cui te ti blocchi e mi ascolti, allora per me questa cosa qui vale più di ogni altra cosa, ok? Perché vuol dire che stai valorizzando il tuo tempo ascoltando appunto ciò che ho da dirti. Bene, allora, tuffiamoci nel video di oggi e andiamo a parlare come si fa a vendere a livello internazionale. Allora, questo qua è il mio account di prova, come ben sai, vi ho fatto vedere in altri video e quindi lo utilizzo semplicemente per fare i video di valore che poi vengo a riportarti qua sul canale, in modo totalmente gratuito, ripeto. E come si fa sostanzialmente se vogliamo vendere in tutta Europa, ok? Ci sono diversi modi, ok, per farlo tramite Amazon. E intanto qua sopra vedete. Dovete assicurarvi intanto di avere un account europeo almeno, cioè collegato agli altri marketplace dove compaiono qua sopra in alto gli altri marketplace. Ecco, questa cosa qui normalmente è automatica, quindi tutti voi che aprite un account dovreste avere almeno Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, queste cose qua, ok? Come sapete, qua viene anche un banner dal 15 giugno in Germania per vendere. È richiesto l'iscrizione all'EPR. Ho fatto un video specifico, te lo linko qua sopra, vattelo a vedere assolutamente perché è fondamentale, altrimenti le tue offerte verranno bloccate in Amazon Germania, ok? Anche per la Francia è richiesto l'EPR, ma non è obbligatorio e sempre nel video troverai tutti gli approfondimenti che ho fatto. Bene, come funziona? Ci sono diversi modi per vendere a livello internazionale, in Europa soprattutto. Come si fa? Allora, si può fare o stoccando la merce, andiamo per gradi, o stoccando la merce in Italia, facciamo finta in questo caso, ok? Stocchiamo la merce nel nostro paese di origine e spediamo, ok, ad un cliente che è in un altro paese, facciamo finta la Francia, senza stoccare la merce, ma in questo caso qui si tratterà di utilizzare la rete logistica europea, si chiama, ok? Quindi rete logistica europea, noi stocchiamo la merce in Italia, facciamo finta, e spediamo in un altro paese dove non abbiamo partita IVA, ok? Perché come sapete, per vendere, per stoccare appunto la merce in un paese europeo c'è bisogno della partita IVA. Quindi noi abbiamo partita IVA in Italia, stocchiamo la merce qua, spediamo in Francia senza partita IVA francese, usiamo la rete logistica europea, avremo delle commissioni più alte, ok? E andremo a spedire lì. Come funziona questo processo qui, questo meccanismo qua? Allora, intanto bisogna calcolare le commissioni, ovviamente, prima di fare un passaggio del genere, prima di andare a creare un'offerta in un altro paese, capire se usare la rete logistica europea, quindi ripeto, è necessario solamente in questo caso la partita IVA del paese di origine. Come funziona? Per fare questo calcolo, Amazon mette a disposizione il suo revenue calculator, ok? Che ti lascerò il link, qua sotto direttamente nel video. Che è fondamentale, è nuovissimo questo strumento. Avevo già fatto un video sul calcolatore di Amazon, ma hanno aggiornato lo strumento e adesso è ancora più completo e vi permette, anche se accedete come ospite senza un account seller, di farvi tutti i calcoli cercando anche un prodotto tranquillamente dal catalogo di Amazon, scegliendo il marketplace, ok? Ad esempio, se voi dall'Italia, ok, volete vendere un tappetino da yoga, ok? Prodotto di esempio come sempre, lo volete vendere ad esempio prendiamone uno a caso, ok? Tipo questo, lo vogliamo vendere tramite rete logistica europea, vedete che qua lui ci dà tutta la tabella, qui i vari prezzi, inserito ovviamente il vostro prezzo di vendita, quindi tramite sempre logistica di Amazon, ok? In questo caso stiamo parlando, ok? Non gestito dal venditore, ma con logistica di Amazon. Come funziona? In pratica, qua ci sono tutte le varie commissioni, ma se voi mettete rete logistica europea, ok, ovviamente lui vi dirà che il costo di, come vedete, il costo di gestione ovviamente è più elevato rispetto al costo di gestione locale, ok, ovviamente perché ci sono le commissioni trasfrontaliere che sono più alte, ok?
Quindi ovviamente questo vale per chi vende ovviamente in FBA, ok? Per chi spedisce con la rete logistica propria, allora non avrà ovviamente delle commissioni più alte, ma ovviamente dovrà spedire con i costi di spedizione la merce in un altro paese e avrà dei costi comunque più alti, ok? Per quanto riguarda la spedizione. E quindi tramite questo strumento potete utilizzarlo sia per calcolare tutti i costi ed è molto molto utile. Te lo linko qua perché è nuovissimo ed è veramente utile. Quindi questo è il primo modo. E come facciamo? Beh, si va in un altro marketplace, ad esempio, vogliamo vendere con la rete logistica europea in Francia, si va in inventario, ok, vendita globale, ok. Poi qui vedete ci sono tutti i vari marketplace, ok, su cui possiamo vendere. Europa, ovviamente. Andiamo su crea offerte a livello internazionale, ok. E da qua dentro lui ci guiderà in tutti i vari step per andare a creare le offerte nell'altro marketplace, impostando tutte le regole per quanto riguarda i prezzi, se vogliamo che rimangano gli stessi, se vogliamo che vengano adattati, insomma, seguire tutti i passaggi. Una cosa che vi dico sempre è sperimentare, testate e non succede niente, cioè Amazon non vi mangia, perciò buttatevi, rischiate e vedete che cosa succede, tanto non succede niente, ok? Se si testa si può sempre tornare indietro, si può sempre annullare queste operazioni qua. Quindi si mette inizia in questo caso e questa cosa qui vale praticamente per qualsiasi modo, metodo in cui si vada a vendere all'estero, ok? Vale sempre così, cioè si fa, mette marketplace di origine, ad esempio Italia, ci dirà quali sono le offerte disponibili totali, si va a scegliere dove andare a vendere, facciamo finta in Francia, ok? Lo flaggiamo e qua ci dice anche altre opportunità di espansione, questi altri paesi qua, se volete vendere a livello internazionale in altri paesi che non sono legati all'Europa, diciamo in un certo senso, allora bisogna aprire un altro account appunto in questi paesi qua, ad esempio Nord America, e poi andarlo a collegare direttamente a questo, ok? Ma questo è un altro discorso e riguarda un aspetto un po' più internazionale, ancora un po' più ampio, che magari tratteremo in modo specifico in un altro video. Comunque, fatto questo, selezioniamo il paese e poi seguiamo tutti i passaggi, ok? Ci dirà di mettere le regole delle offerte, ok? Quindi come vogliamo, ovviamente ci fa scegliere il tipo di offerte che vogliamo collegare, quelle gestite dal venditore o quelle gestite da Amazon. Insomma, tutti questi passaggi qua, scegliere alcune offerte specifiche se vogliamo, quindi non vogliamo trasferirli tutti oppure sì. Impostiamo delle regole oppure e andiamo, salviamo, andiamo avanti fino a mettere anche le regole dei prezzi e poi verifichiamo. E una volta che avremo messo anche verifica, ok? Adesso qui non vado troppo avanti, qui ci dice di impostare una regola del prezzo e ci fa tutti gli esempi. Se cliccate nei vari link, vi spiega anche esattamente come vengono applicate queste regole, ma ci sono anche degli esempi qua tranquillamente qua sopra e ci sono diversi tipi di modi, ok? Qua io consiglio di mettere sempre uguale al marketplace di origine e di modificare il prezzo in automatico in base alle imposte e alle commissioni. In questo modo il vostro prezzo nell'altro marketplace di destinazione, in questo caso quello francese, verrà riadattato, ok? Questo marketplace in base alle commissioni, alle imposte, quindi diciamo che sarà il prezzo più adatto e verrà modificato in automatico tutte le volte che voi modificherete il prezzo nel marketplace di origine, in questo caso l'Italia, che abbiamo selezionato prima. Chiaro fin qui? Bene, una volta fatto questo, se aspettiamo un po' circa 4 ore che i marketplace vengano collegati, ok, sia quello italiano a quello francese, e poi successivamente quello che succederà è che in Francia, ok, noi vedremo, ok, ora qui non a livello internazionale, scusatemi, vedremo praticamente se noi andiamo nel marketplace francese apparire la nostra offerta tradotta direttamente in francese, quindi nello stock, ovviamente potete mettere anche la lingua italiana in ogni marketplace, dall'alto a tendina mettete italiano e in ogni marketplace andate a mettere nell'inventario, vedrete comparire la vostra offerta se Amazon l'avrà tradotta. Se invece non l'avrà tradotta, allora dovrete crearla manualmente, quindi andrete nel marketplace di destinazione, ad esempio Francia. Andate a creare in catalogo, aggiungi i prodotti, andate a inserire manualmente la nuova offerta e all'interno del nuovo prodotto, quindi se vogliamo ricreare di qua l'offerta, il passaggio è sempre lo stesso, aggiungi i prodotti, ok, l'aggiungiamo anche di qua e andiamo a mettere nel codice SKU, andiamo a mettere lo stesso del marketplace di origine. Quindi nel marketplace di origine facciamo finta che il nostro SKU, come vediamo qua, ok, e questo codice qua noi lo andiamo a copiare ed incollare nell'offerta che andiamo a creare nel marketplace francese. Quindi ve lo copiate ad esempio su degli appunti e poi lo andate a fare. In questo modo avete creato l'offerta sul marketplace francese. Ovviamente per crearla bisogna sempre seguire le regole che spiego anche negli altri video dell'ottimizzazione SEO e del listing, che ti linko qua sopra, video di estremo valore per ottimizzare il listing. Va fatto, se vendete in Italia va fatto per l'Italia, se vendete anche in Francia va fatto lo stesso passaggio anche per la Francia in modo tale che le parole chiave inserite nel listing siano pertinenti a quel marketplace.
Fatto questo, avremo l'offerta collegata di là e, non avendo messo la partita IVA in Francia, non stoccheremo di là. E quando ovviamente avremo un ordine praticamente da quel marketplace lì, ok, che avremo ottenuto magari facendoci delle campagne e così via, allora quello che succederà è che noi praticamente Amazon prenderà il prodotto dal nostro stock italiano e lo spedirà in Francia con le commissioni di rete logistica europea che avete visto qua, ok? Ovviamente in base anche al periodo ci sono i costi di stoccaggio per quanto riguarda l'Italia, ma questo calcolatore è molto molto utile. Bene, fatto questo, questa è la prima opzione, quindi rete logistica europea. La seconda opzione è tramite inventario internazionale, quindi cosa vuol dire? Che noi abbiamo la partita IVA in Italia, ok, e anche magari in Francia, ma non negli altri paesi europei. Quindi possiamo stoccare la merce in Italia ed in Francia. Ed il meccanismo è lo stesso, cioè noi creiamo l'offerta in Italia, la ricolleghiamo come vi ho fatto vedere col calcolatore. Quindi in vendita globale, come avete visto prima, nel crea offerte a livello internazionale, lo andiamo a praticamente andare a collegare al marketplace di destinazione dove vogliamo andare a vendere. E Amazon, in automatico, una volta che avremo inserito nelle informazioni dell'account anche la partita IVA francese, andrà in automatico, quindi il numero di registrazione IVA, inserite anche la partita IVA francese, ok? Qua dentro aggiungete un nuovo numero di registrazione fiscale, aggiungete quella francese, e quello che succederà ovviamente è che Amazon andrà a stoccare in automatico anche la merce in Francia. Ok? E quindi ovviamente avremo, quando avremo praticamente l'opzione Prime, ok, anche in un altro paese. Questo l'avrete anche con la rete logistica europea, ok? Se vendete tramite FBA, anche con la rete logistica europea, anche se ci mette di più ad arrivare la merce, avrete comunque la consegna Prime, ok? Questo ovviamente è un vantaggio per chi vende con FBA. E ovviamente se avete la partita IVA in Francia, stoccando la merce in Francia, ovviamente avrete non le commissioni di rete logistica europea, ma avrete le commissioni praticamente normali, ok? Quelle locali di commissioni, praticamente, ok? Variano di poco. E quindi questo è un altro vantaggio. L'ultima opzione, ok, praticamente è quella di andare a vendere con il programma paneuropeo, che praticamente richiede di avere la partita IVA in almeno 4 paesi europei, ok, facciamo finta in Francia, Spagna, Germania e Olanda, facciamo finta. Allora quello che succede è che Amazon ci permetterà di andare a stoccherà in automatico la nostra merce in questi vari paesi con le stesse commissioni locali, ci farà andare a vendere negli altri paesi appunto, in modo del tutto semplice e in Prime. Quindi tutto molto semplice, a noi ci basterà rifornire anche solo il magazzino italiano e Amazon in automatico lo andrà a distribuire la merce anche negli altri marketplace. Questo ovviamente è un vantaggio enorme. E se uno si chiede come faccio ad aprire la partita IVA negli altri paesi, Amazon mette a disposizione il suo servizio, ma io consiglio onestamente di utilizzare TaxDo, che sono veramente bravissimi a fare questo, a diciamo assistermi in tutte le operazioni fiscali. Ed è questo sito qua che ti linko qua nel primo commento. Mi raccomando, ti basta prenotare una consulenza gratuita e avrai la possibilità di andare praticamente a vendere all'estero, dichiarando l'IVA tramite loro e aprendo la posizione fiscale. Quindi vi faranno un pacchetto, sono molto semplici, avete tutto il supporto in italiano. Cosa che altrimenti non avreste. Tramite Amazon il supporto non è così efficiente come sapete, le risposte vi arrivano chissà quando e spesso se ci sono problemi anche a livello di dichiarazioni IVA non si riesce a ottenere il giusto supporto. Perciò ovviamente ti consiglio di utilizzare TaxDo, utilissimo, veramente tra l'altro sono in partnership con loro e quindi vi consiglio assolutamente di utilizzarlo. Basta prenotare una consulenza gratuita e parlare direttamente con loro se abbiamo intenzione di andare a vendere in Europa. Vi faranno il vostro pacchetto, dipende anche dal vostro volume e sarà tutto molto semplice, ok? Quindi loro vi aiuteranno a aprire la partita IVA, altrimenti usate tranquillamente i servizi IVA di Amazon, quindi li trovate in Gestisci l'IVA tranquillamente da qua. Riuscite a aprire partita IVA in altri paesi. Ok, vedete qua ci dice tutto, dobbiamo aprire la partita IVA, vedete in Repubblica Ceca, Polonia, Spagna, ok, l'Olanda non c'è, quindi probabilmente non si può aprire partita IVA lì, quindi la merce non verrà stoccata lì, quindi errore mio, ma se altrimenti per qualsiasi altro paese vale lo stesso discorso che ho fatto prima, ok? Basta avere 4 almeno paesi e loro vi apriranno la possibilità di usare il paneuropeo e a quel punto la merce verrà allocata in questi vari marketplace. Quindi, come detto, è molto semplice vendere a livello internazionale o rete logistica europea stoccando solamente in Italia, spediamo in un altro paese. Inventario internazionale, abbiamo lo stock in Italia e in un altro paese e basta. Paneuropeo, abbiamo anche lo stock in più paesi e quindi la merce viene ripartita in modo automatico da Amazon per aiutare i clienti. Crea offerte a livello internazionale ci permette di collegare le offerte in altri marketplace e quindi
Tutto molto semplice. Io allora ti ringrazio per aver seguito questo video e noi probabilmente approfondiremo questa cosa anche in un altro video, ma per adesso è tutto. Grazie ancora e tante buone vendite su Amazon. Ciao!